Amici appassionati di orologi, ben trovati. La settimana scorsa ho fatto una recensione di un prototipo, in particolare il Crepas C-Project, che attualmente è ancora acquistabile per gli ultimi giorni attraverso una campagna Kickstarter, ma di questo ne parleremo poi. In quell'occasione vi ho spiegato che il progetto nasceva sotto impulso di una pagina Facebook italiana, la pagina Zenith il Primero 1969. E paradossalmente l'ideatore ha origini sarde e questi giorni è in vacanza proprio vicino a Cagliari. Oggi è venuto a trovarmi e ve lo presento, si chiama Patrizio. Ciao Pier, grazie mille, grazie dell'invito. Eccolo qua, noi possiamo toglierci le mascherine, tanto il Covid ce lo siamo già contagiati. A parte gli scherzi, non si scherza su questa malattia, però permettetemi di dirvi che sono stanco. Sono stanco di sentire che la stampa nazionale demonizza la Sardegna e i sardi, facendoci passare per un tori dopo che per mesi siamo stati solerti, attenti nel rispettare tutte le prescrizioni e realizzando la condizione di essere un'isola Covid free. Che adesso si passi per un tori è assolutamente una cosa disgustosa. Molto meglio dire che è fisiologico che, essendo un'isola turistica, si possa essere verificata una situazione di aumento dei casi come in qualsiasi zona turistica del mondo. Ma chiusa parentesi, era doverosa, la dovevo a me stesso e ai sardi e anche a tutti gli amanti della Sardegna. Oggi parleremo di un po' di cose, di un po' di curiosità che io ho su Patrizio e sulla sua pagina Facebook. E la prima domanda che voglio fargli è: ma come è possibile che una persona la mattina si svegli e non solo faccia una pagina Facebook per appassionati di orologi, ma addirittura per appassionati di Zenith e il Primero 1969? Cioè, voglio capire, sei un fan particolare del marchio? Hai scelto il marchio perché ancora non se ne parlava abbastanza? No, perché? Ma ti ringrazio Pier, innanzitutto saluto gli amici del canale Underset Time. E la necessità di aprire questa pagina Zenith nasce prevalentemente perché non ce n'era una. La pagina nasce nel 2016, nell'ottobre, 4 anni fa circa, prevalentemente per unire gli appassionati di questo brand, per scambiarsi informazioni e per condividere i propri orologi. Nasce come inizialmente parte solo cronografica, che quella è il Primero, che è quella più importante, che diciamo che è il motore che traina la Zenith e non solo. E poi chiaramente si è voluto ad aprire a proprio tutta l'orologeria che comprenda la Zenith, come i diver e come anche il solo tempo, per far sì che le persone ritrovino un posto dove appunto parlarne. Ma infatti io ti faccio i miei complimenti perché vedo che, grazie, non solo sei fondatore, amministratore, ma sei anche animatore, perché spesso per affiattare un gruppo, per realizzare un continuo scambio di idee, è necessario che ci sia chi è in grado di animare costantemente. Complimenti. Non è facile. No, non è facile per niente, purtroppo. Spesso le persone che stanno dall'altra parte non se ne rendono conto, perché vedono la pagina già realizzata, il forum già realizzato, il canale YouTube già realizzato. In realtà è veramente un impegno importante. Ma da qua come siamo arrivati all'idea di fare un orologio, una collaborazione, realizzando un orologio che omaggiasse Zenith, e poi come si è arrivati a Crepas, tra i tanti marchi, alla compagnia reloiera e specializzata a fare attività adesso subacquatica? Ma Pier, inizialmente io nasco come cliente della Crepas, quindi ho potuto già toccare con mano i loro prodotti e a partecipare all'acquisto dei loro orologi, e anche tramite ho provato la campagna Kickstarter, che mi ha molto entusiasmato. Ti interrompo da questo punto di vista. Campagna Kickstarter cos'è? Anzitutto Kickstarter è una piattaforma
nella quale i giovani talenti possono realizzare qualsiasi tipo di progetto e cofinanziarlo tramite l'aiuto di una community privata, quindi non con fondi pubblici. E privati? Con fondi assolutamente privati. Si può cofinanziare un film, si può cofinanziare un prodotto di bellezza, si può cofinanziare la realizzazione di un orologio. Lo dico perché molti non capiscono come funziona Kickstarter. Quando una persona cofinanzia la produzione di un orologio, l'azienda dà come contropartita, in questo caso l'orologio a un prezzo particolarmente scontato, rinunciando al proprio guadagno. In cambio ne ottiene il pagamento della produzione, che di fatto non è un guadagno ma è una grande agevolazione. D'altra parte l'utente ottiene di poter comprare un orologio che già di per sé ha un rapporto qualità-prezzo importante, perché i micro brand, ma poi ne parlerò io in un video specifico, si caratterizzano sempre per un rapporto qualità-prezzo importante perché hanno meno costi di marketing e di distribuzione rispetto alle grandi aziende e quindi possono fare un prezzo più conveniente ai clienti. Ma d'altra parte però si ottiene quindi tramite Kickstarter un'ulteriore decurtazione, però l'acquirente, il breaker, quindi cofinanziatore, deve sapere che siccome sta finanziando un progetto dovrà attendere qualche mese prima della consegna del prodotto. Intanto, siccome non abbiamo cameraman e ho visto che si sta abbassando il sole, io sono col manuale qua, aumento la luce, eccoci qua. Siamo un po' bruciati, ma ci perdonerete. Dunque, veniamo quindi alla... Sei andato, ho scritto a Crepas e Crepas ti ha risposto. Cosa ti ha detto? Ma io ho dato delle foto di campione dell'A3637, che è un orologio professionale della Zenith, che hanno proposto nel 69 circa, nei fine anni 60 e primi anni 70, che va a riprendere un po' la storia della che quella della... Intanto la gente ci sta guardando come se fossimo degli alieni. Cioè, io faccio facce strane perché ogni tanto si fermano in maniera ossequiosa e dicono: posso passare? Oppure semplicemente vorrebbero sbuffano. Passare. C'è stata una che ha dribblato due o tre volte. Vabbè, comunque. Continuiamo. Quindi le hai dato le foto dello Zenith A3637, bellissimo orologio tra l'altro, prodotto nel 69, questo per dare la risposta a chi diceva che era un orologio prodotto nei primi anni 70. La cassa dello Zenith A3637 è una cassa prodotta con brevetto Zenith, ma di fatto era una cassa comunemente utilizzata all'epoca. All'epoca gli appassionati, nonostante vedessero le similitudini tra orologi, non pensavano a che copiasse chi. Di sì. Fatto erano molto più tolleranti e forse proprio per quello che alcuni orologi oggi sono diventate leggende. È vero Pier. Crepas cosa ha detto a quel punto? Ma io ho atteso poi un paio di settimane e mi è stato risposto con entusiasmo che avevano preso in considerazione la mia proposta, che era quella di poter fare un orologio per il gruppo Zenith, però senza privilegiare il mio gruppo o la Crepas, ma facendolo a livello sempre distribuito a livello mondiale, ecco, per tutti, un orologio per tutti. È ovviamente un orologio che non porta un guadagno al gruppo, cioè, perché molti mi chiedono: ma quando tu fai una limited edition per il canale ci guadagni? No, se no non potrei realizzare una limited edition ai prezzi concorrenziali che poi le aziende riservano al nostro canale. Solitamente mi chiedono un minimale, mi chiedono di assicurarli, siccome l'investimento è grosso, si parla spesso di 100.000-120.000 euro per la produzione di 500 orologi, mi chiedono di
assicurare un minimale di vendita. Voi che minimale di vendita avete? Ma fortunatamente Crepas non ha voluto questo dettaglio, non mi ha chiesto, cioè, non vi ha chiesto niente. No, non mi ha chiesto questo dettaglio. Io penso, cioè, ti ha detto grazie per l'idea, la produciamo a spese nostre. Sì. più o meno sì. No, Crepas, ma non lo fa nessuno. Non lo fa nessuno, ma infatti io sono sincero, io reputo che la Crepas sia stata un'azienda, cioè è un'azienda importante, ed è anche merito soprattutto grazie alla Crepas. Ecco, noi abbiamo dato l'idea e poi dopo ha sviluppato. C'è da dire che se l'idea fosse stata un'idea, certo. Non fosse stata un'idea vincente, manco un pazzo l'avrebbe realizzato. No, sicuramente no. Chiaramente da parte la Crepas, da parte nostra, ha visto comunque del potenziale, come noi abbiamo visto in Crepas il potenziale. Poi insomma, le parole sì, si sono realizzate. Vediamo se riusciamo a metterli a fuoco. Avviciniamoli. Eccoli qua i prototipi. Allora, questo è il blu che avete visto, questo è il giallo. Aspetta che adesso. Allora, questo è il giallo, che è quello che ho scelto io e che Crepas invece ha mandato a lui, capito? Invece di mandare a me. È veramente straordinario. È un orologio, è un colore bellissimo per un orologio bellissimo. Secondo me, per quanto molti amici sceglieranno il blu perché secondo loro è più indossabile quotidianamente, il giallo interpreta, secondo me il giallo, ma mi piace anche il grigio, interpreta lo spirito del orologio pionieristico di fine anni 60. Ma la scelta non è a caso. La collaborazione che c'è stata con Crepas non è stato un caso, perché c'è stato uno studio. Abbiamo voluto dare la possibilità a altri collezionisti di poter avere in collezione degli orologi che già non avessero in collezione, che non fosse il classico diver nero, ecco. No, a parte questo, poi la possibilità, quello che io spiego sempre, io sono appassionato di orologi vintage, li comprerei tutti, però anzitutto gli orologi vintage che ho non posso utilizzarli in maniera spensierata. Esatto. E in secondo luogo alcuni sono o impossibili da ritrovare oppure estremamente costosi, anche potendoli acquistare non li utilizzerei mai per fare un bagno. Gli homage per me sono questo, sono la possibilità di andare a indossare un orologio che altrimenti non avremmo più la possibilità di indossare, naturalmente con l'upgrade da parte delle case, di quelle case che gli omaggi li sanno fare, l'upgrade tecnico, l'upgrade estetico che li rende vivibili al giorno d'oggi, sia dal punto di vista delle caratteristiche che dal punto di vista dimensionale. Crepas da questo punto di vista ha realizzato un orologio che è un 44 mm di diametro. 44, sì. Lo ha realizzato con queste dimensioni perché gli appassionati del genere, nonostante io ad esempio avrei decisamente preferito un 42, ma gli appassionati del genere di tutto il mondo prediligono questo tipo di diametro, anche perché permette, soprattutto per chi utilizza l'orologio per motivazioni tecniche, ormai i pochi, ma ci sono, sub, che decidono di affiancare al computer anche l'orologio, hanno bisogno di una particolare capacità di leggibilità che si può ottenere solo con un diametro del quadrante che sia un po' più abbondante rispetto ai diametri classici, tant'è che anche una visibilità maggiore. Se non sbaglio, anche lo Zenith d'epoca aveva questo tipo di dimensione. Quanto era? Ma lo Zenith d'epoca era sul 43 mm, quindi non si scappa, non si tanto. Non si discostava tanto. Il bracciale, c'era una differenza nel bracciale. Lo Zenith d'epoca aveva il finale del braccialetto da 18, e qui è stato reinterpretato ed è stato in chiave moderna rappresentato con un 22. Ed è stato anche poi, che lo facciamo vedere, quello Zenith partiva dritto, era da 18 e finiva a 18, questo invece parte da 22 e poi dopo si va a sottigliare nella clasp. Sì, è
Allora, interpreta un gusto attuale che è stato ripreso dagli stereotipi vintage, però è tutto attuale, quello dei bracciali e dei cinturini che non sono più un 22-22 ma che vanno a restringersi, a snellirsi. Qua Crepas ha voluto reinterpretare, come già aveva fatto con l'Ocean, le maglie d'epoca, le maglie cave d'epoca, l'ha fatto naturalmente con delle maglie piene, non l'ha potuto fare per tutto il bracciale perché poi a un certo punto si sarebbero create delle vulnerabilità, quindi a un certo punto il bracciale va ad avere delle maglie complete, delle piene. Sì, sono piene tutte, perché se no poi gli amici del canale capiscono che sono di lamiera, sono piene no. Tutte però hanno la parte, sì, perché ogni tanto Manorico come critica giustamente mi scrivono questo tipo di perplessità, le maglie sono piene, hanno semplicemente uno spazio nella parte centrale, replicando il design delle maglie d'epoca. Scheletrate. Quali sono state le emozioni quando tu hai ricevuto l'orologio che dovremmo rendere, perché sì. Purtroppo questi prototipi andranno resi, quando tu hai ricevuto l'orologio e hai visto trasporsi un'idea in realtà? Ma non è una cosa che può essere realizzabile, che capiti tutti i giorni, ecco, quindi l'emozione è stata tanta. Devo però prima fare un ringraziamento alla Crepas che ci ha dato fiducia e ci ha dato la possibilità anche di poter avere il prototipo in prova da potervelo mostrare sia io che Pierpaolo. Al momento comunque dall'apertura del pacchetto, quando vidi il bracciale che ha una caratteristica particolare, mi emozionai tantissimo, anche la particolarità poi del colore, mi ricordo che con Crepas devo fargli ancora i complimenti, perché inizialmente io pensavo a un paio di modelli o colori, invece qua si è superata e ha voluto accontentare veramente tutti facendo quattro colori diversi. Tu quale hai scelto? E appunto, quando si stava decidendo insieme a Crepas, il mio colore era il giallo, perché non è facile ad oggi trovare un orologio di questo colore, soprattutto ai giorni d'oggi, ma soprattutto era anche raro trovarlo all'epoca. Quindi mi ha colpito molto che negli anni 70 Zenith fu così avanti. Finita la batteria, siamo tornati, dicevi del colore. Sì, stavo dicendo che la Zenith nelle fine anni 60 era già all'avanguardia, oltre al calibro iconografico del Primero, anche a livello di diver usava dei colori fluorescenti che per l'epoca era fantascienza. Beh, l'idea di poterli rivivere oggi è entusiasmante, tant'è che anch'io ho scelto di prendere il giallo, poi prenderò il giallo, lo vedremo quando verrà spedita la versione definitiva a tutti coloro che lo hanno acquistato durante la campagna Kickstarter. Vedremo probabilmente sul canale un'altra video recensione, questa volta con quello giallo, che è quello che hai tu al polso. Allora ragazzi, ultimi giorni della campagna Kickstarter, allo stato attuale l'orologio costa circa 600 euro IVATO, il prezzo finale sarà, quindi quello, una volta conclusa la campagna Kickstarter, una volta mandato l'orologio in produzione, sarà di 875 euro IVATO. La differenza di prezzo, come vi spiegavo, è dovuta dal fatto che Kickstarter non è una vendita dell'orologio, ma è un vostro cofinanziamento alla produzione, e l'azienda, in questo caso Crepas, in cambio vi manda un orologio a un prezzo molto ridotto. Voi permettete all'azienda di cofinanziare la produzione dell'orologio, l'azienda permette a voi di avere l'orologio a un prezzo molto concorrenziale rispetto a quello che poi l'azienda dovrà necessariamente applicare per poter avere il giusto guadagno, pagare le tasse, eccetera. Lo sottolineo perché mi rendo conto, ma non per Crepas, per tanti marchi, che in Italia c'è una difficoltà rispetto all'estero a capire questo sistema. È un sistema che soprattutto le giovani aziende
che producano orologi o che producano una nuova pizza, le giovani aziende possono utilizzare per cofinanziarsi. È veramente un'idea straordinaria, che permette di fare a meno delle banche, che permette di fare a meno dei finanziamenti pubblici e di tutte quelle cose che spesso aiutano, ma qualche volta invece che aiutare ostacolano. Internet ha risolto anche questa cosa qua. Kickstarter ha avuto un'idea geniale: in questo caso si può comprare un Crepas, domani si potrà cofinanziare un altro tipo di realizzazione, di realtà, di invenzione rispetto a un orologio. Io direi che noi adesso andiamo, nonostante io stia facendo una chetogenica e non possa farlo teoricamente, ma per festeggiare andiamo succo a bere d'uva. Un bicchiere di un succo d'uva. No, perché io sto facendo la chetogenica e dovrei essere a zuccheri zero. Cannonau che si... è il vitigno più antico delle... Tu tra l'altro sei di origini di Sant'Adi. Sant'Adi, dove c'è la cantina. Dove ci sono le cantine. Cantine. Eh sì, valorizziamo la Sardegna, il nostro, le nostre cantine, le nostre... Io sono un cofinanziatore, altro che di Kickstarter, sono un cofinanziatore delle cantine storico. Credo che se mancassero due o tre Pierpaolo in Sardegna fallirebbero tutte le cantine. Almeno. Va bene, a parte gli scherzi, ragazzi, noi andiamo a fare un brindisi e intanto con voi ci rincontriamo molto presto per una prossima recensione. Alla prossima.